quel giubileo che ci attende, che ci vedrà protagonisti, e pertanto siamo pronti con gli eventi del 2016 ad accogliere più turisti dell'ultimo anno in un periodo più lungo. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione e questo è l'obiettivo che anche il Consiglio Comunale ci ha dato, e come giunta dovremo attuarlo in pieno, cercando di rispondere e utilizzare le nostre risorse economiche proprio nei periodi come questo che ci accingiamo a vivere, cioè dal novembre fino ad aprile. Questo è il periodo che Sorrento va più promossa, perché siamo convinti che con la promozione, anche se a volte si hanno delle critiche che si spendono troppi soldi, ma i risultati ci danno ragione, pertanto siamo convinti di puntare ancora di più sugli eventi di qualità, anticipandoli, come dicevo prima, nel promuoverli. Penso di non aggiungere niente, perché poi nei particolari c'entrerà Mario Gargiulo. Io vorrei passare la parola, perché è il debutto dell'assessore al turismo per il primo anno che vivrà il Natale insieme a noi come amministratore, alla dottoressa Cancellieri. Prego, Raffaele. Buongiorno a tutti, non posso che associarmi qui con quanto diceva il sindaco poco fa, nel senso che il Comune di Sorrento punta molto nella realizzazione di eventi come mezzo di attrazione, sia per un turismo italiano, che noi sappiamo che nel mese di dicembre affolla le strade di Sorrento, sia per partecipare agli eventi appunto organizzati dall'amministrazione, sia per partecipare agli incontri che i singoli imprenditori organizzano nelle loro strutture ricettive per festeggiare la fine dell'anno. L'anno prossimo, diciamo per quest'anno, diciamo, questo era quanto già organizzato dall'amministrazione. Per l'anno prossimo, come diceva il sindaco, contiamo di incrementare la realizzazione di eventi, incrementarli e elevarli anche di qualità e renderli possibilmente ripetitivi. Nella ripetitività e quindi nell'associare all'evento un particolare periodo dell'anno, che ovviamente sarà quello di bassa stagione, cioè quello nel quale Sorrento non può utilizzare soltanto le risorse naturali per essere oggetto di attrattività, noi contiamo di aiutare la destagionalizzazione, che credo che a livello Italia adesso, sia con le nuove norme, sia sulla base della considerazione che il turismo è proprio una delle nostre fonti produttive maggiori, e quindi la nostra maggiore impresa, quindi associando turismo, beni culturali, eventi di qualità, eventi che ci auguriamo come questo che è già organizzato da tempo dall'amministrazione di Sorrento, siano ripetitivi e coinvolgano quindi anche la cultura a livello internazionale, possa portare una destagionalizzazione, una maggiore offerta di attrattività per il turismo sia locale che internazionale, facendo ovviamente rete con l'amministrazione regionale e quindi utilizzando i fondi comunitari che saranno resi disponibili non appena il programma operativo sarà approvato, e reti anche con altre città o paesi della cultura che poi andremo a presentare nel territorio sorrentino. Vi ringrazio.